Come rappresentanza studentesca abbiamo un messaggio preciso da lanciare alle nostre istituzioni. Questa manifestazione è una rappresentazione concreta del dissenso che gli studenti manifestano rispetto agli stili di vita della società ormai troppo poco ecosostenibili e rispetto alle politiche dell'amministrazione regionale che non si mettono a disposizione per un risolvimento della crisi ambientale. In merito alla questione idrica, come rappresentanza studentesca abbiamo elaborato un'integrazione alla piattaforma unica che presenteremo insieme alla Lega Ambiente e alla Rete degli Studenti Medi, oggi all'assessora Mongello, in cui appunto parliamo della situazione della crisi idrica, parliamo dell'inefficienza del sistema infrastrutturale dell'acquedotto Lucano e chiediamo immediati provvedimenti all'amministrazione regionale per risolvere questa crisi, provvedimenti che possono variare o da finanziamenti oppure dal parlare con l'amministrazione dell'acquedotto Lucano Spa per mettere in primo piano gli interessi della collettività e del servizio pubblico. Loris Curcio, segretario della Rete Studenti Medi Potenza. Sì, noi oggi aderiamo alla data internazionale del Fridays for Future, è importantissimo soprattutto in questa regione perché come sappiamo il disastro ambientale qui ci tocca molto da vicino con gli stabilimenti petroliferi in Val d'Agri e abbiamo visto come l'amministrazione regionale non si muova per trovare una soluzione a lungo termine e per contrastare i disastri ambientali che avvengono nella Val d'Agri. Infatti abbiamo visto negli ultimi giorni la proroga per le autorizzazioni per le estrazioni fino al 2068, quando il termine europeo per uscire dal fossile è fissato al 2050. Quindi riteniamo fondamentale oggi essere qui in piazza a mostrare il nostro dissenso verso queste misure e a ribadire il bisogno di un'alternativa a lungo termine per non far crollare l'economia di questa regione e per salvaguardare l'ambiente in questa regione. Luciano Castrignano, vice direttore Lega Ambiente Basilicata. Oggi Lega Ambiente è in piazza non solo in Basilicata ma in tutto il paese al fianco del movimento studentesco, lo abbiamo sempre fatto fin dalla nascita di questi movimenti per il clima nel 2019 e continueremo a farlo perché siamo convinti della necessità di riempire le piazze e far sentire il nostro sostegno per la lotta contro la crisi climatica. È una lotta che noi portiamo avanti sul territorio e in generale in tutto il paese, siamo convinti che la necessità delle politiche di adattamento e di contrasto alla crisi climatica sia una necessità che non possiamo più rimandare, sia la Regione Basilicata che il Governo nazionale sono sostanzialmente inattivi su queste tematiche e il cambiamento climatico è di origine antropica, quindi l'uomo l'ha causato con le emissioni di gas climalteranti fuori controllo e sono quelle su cui dobbiamo lavorare in Basilicata e in tutto il paese per investire nelle fonti rinnovabili, per decarbonizzare la nostra economia, uscire dal fossile e contrastare quella che è la crisi climatica in atto. Gli eventi climatici estremi sono la prova che il cambiamento climatico ci sta portando verso una situazione che rischia di diventare incontrollabile, come ci dicono anche gli scienziati, lo vediamo in Basilicata con la crisi idrica, lo vediamo in Emilia-Romagna con le continue alluvioni, lo vediamo anche al di fuori dei confini europei con gli uragani sempre più potenti che vanno a colpire le coste dell'America e dobbiamo assolutamente invertire la rotta e per farlo ci vogliono politiche concrete non solo di adattamento ma di contrasto alla crisi climatica e alle emissioni di gas climalteranti. Non si può più aspettare, bisogna farlo adesso.